Uvvinuto Compare Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel percorso che ci porta verso la cripta di Santa Maria delle Grazie, ma che riporta anche tutti i pellegrini quotidianamente verso la cella numero 1. In questo luogo tante immagini, tante foto raccontano la storia dell'infanzia, ma anche della sua vita a Pietrelcina. Ecco, Padre Pio, come ogni padre degno di questo nome, ha sempre fatto avvertire la sua autorità, in modo particolare ammonendo i propri figli a camminare verso la via dello Spirito in modo esemplare. È Padre Marcellino Jasenzaniro da Sant'Elia Pianisi che ci racconta nelle testimonianze la missione di salvare le anime, il racconto che arriva direttamente da un figlio spirituale di Bologna, che lui non cita, di cui usa solo le iniziali. RG. Chi ama il figlio è pronto a correggerlo. Attraverso queste parole della Sacra Scrittura comincia questa piccola testimonianza. RG di Bologna conosce in questo tutta la severità di Padre Pio, che lo richiamava all'osservanza della legge di Dio. Lui racconta che ha conosciuto Padre Pio nel 1953. Don Giuseppe Marangoni, ogni tanto, ricorda, mi invitava ad andare con lui a San Giovanni Rotondo. Vieni con me, ti porto io. E questo una volta, due, alla fine, dice RG, accettai. Salito sul pullman, sentivo che quelli recitavano il rosario, io non capivo nulla. Facemmo sosta a Loreto, Don Giuseppe ci invitò tutti a confessarci, così arrivare poi a San Giovanni Rotondo preparati. Lo disse anche a me e io risposi, vedremo. Entrati nella basilica mi sono ritrovato davanti un frate, il quale sembrava che aspettasse proprio me. Allora mi confessai, aiutato molto da lui. Giunti a San Giovanni Rotondo, il nostro primo impegno era quello di dover ascoltare la messa di Padre Pio. Ci mettemmo quindi dietro la porta in attesa fino alle ore 4 del mattino. Una cosa per me inconcepibile, racconta. Poi il sacrista aprì. Io, per una serie di circostanze, mi ritrovai proprio in prima fila e lui racconta all'altare di San Francesco, quindi ci troviamo nella chiesetta antica. Dopo poco giunse anche Padre Pio, che passando mi guardò, racconta, e lui scrive, sentii i suoi occhi penetrarmi dentro, mi ritrovai nudo innanzi a lui, con tutta la chiarezza dei miei peccati. 8 giorni dopo arrivò il mio turno per confessarmi. Mi inginocchiai, quindi siamo nella sacrestia antica. Il padre, vedendo il mio grande imbarazzo, mi fece l'esame di coscienza. Mi ha presentato tutti i peccati nell'ordine in cui io li avevo manifestati nella confessione avuta già a Loreto. Poi mi diede l'assoluzione, assegnandomi la penitenza, e recitai 30 rosari. Alla fine gli chiesi, padre, mi accetta come suo figlio spirituale? E lui rispose di sì. Ritornai a San Giovanni Rotondo più volte, tutto mi pareva procedesse bene nella mia anima e il mio rapporto con Padre Pio, però un giorno, sentendo forte il desiderio di scendere a San Giovanni Rotondo, partii, quindi giunto sul Gargano, mi prenotai immediatamente per la mia confessione, ma quando arrivò il mio turno, io mi inginocchiai da Padre Pio e lui urlò davanti a tutti, tutti ascoltarono, vai via! Vai via, ho detto che devi andare via. Io, appena inginocchiato, racconta, mi alzai e me ne andai. Mi allontanai pieno di confusione, però capii finalmente chi era Padre Pio. Lui aveva letto nella mia anima che aveva avuto una sbandata per una donna. Mi resi poi conto che appartenere alla sua famiglia spirituale bisognava vivere da veri cristiani. Successivamente, dopo una confessione, io gli chiesi, anche se sono indegno, padre, e l'ho delusa, rimango sempre un vostro figlio spirituale? E Padre Pio rispose, ormai ti ho preso come figlio spirituale e mi tocca tenerti.